Perché hai già visto uno che fa colazione? Benvenuti ragazzi, io sono Alghisius e oggi siamo in un vlog decente per una volta. Beh, decente, più o meno. Comunque oggi siamo in un vlog, è da tantissimo che non ne faccio uno. Come vi avevo pronunciato da l'episodio di Blank Dream, che vi è anche piaciuto, sono contento, spero che continuate a seguire la serie. Ho finito con le vacanze, Grest, cose di questo tipo, quindi ho più tempo libero. E infatti è così. Ho i compiti da fare, ma quelli sono fatti miei, ok? Troveremo il modo. Comunque, volevo innanzitutto ringraziarvi tantissimo perché siamo arrivati a 400 iscritti. In realtà li avevamo già fatti da un po', solo che YouTube ha avuto la bellissima idea di cancellare quelli inattivi, tra virgolette. C'è chi ne ha persi 17, tipo io, c'è chi ne ha persi 600.000, tipo PewDiePie, c'è chi ne ha persi di più, c'è chi ne ha persi di meno. Ovviamente ritengo giusto che siano stati tolti dagli iscritti inattivi, perché comunque erano iscritti che non mi aiutavano nelle visualizzazioni, ma facevano semplicemente numero. Come vi ho già annunciato, avendo più tempo, posso dedicarmi a videogiochi diversi. In primis parla appunto Blank Dream, ma ovviamente di fare anche altri videogiochi, tra cui Outlast 2. Ok ragazzi, mi avete consigliato di fare Outlast 2 anche voi, anch'io avevo intenzione di farlo. Purtroppo però la demo è stata è stata consegnata agli youtuber di maggior successo, e solo a loro. Nel senso, la demo non è che potete andare su un sito e scaricarla. Oddio, ci sono dei download, il problema è che sono portati da passo. Quindi, se per caso qualcuno di voi ha la demo di Outlast 2, ha il link, ha trovato l'archivio funzionante senza password, ha trovato qualsiasi cosa che possa fare in modo che io giochi ad Outlast 2, vi sarei grato. Alcuni iscritti hanno già provato a darmi una mano, tra cui Alessandro Rossi, mi pare, Digital Hill e Alessandro Corsi. Tuttavia non hanno trovato niente. Sì, Alessandro Rossi, il tuo link purtroppo non funzionava e non era neanche un link per la demo di Outlast 2. Ok, passato tutta la parte burocratica noiosissima, passiamo ai vostri commenti bellissimi. Allora, il primo commento che vedo, che purtroppo è ancora una parte burocratica, è di InstantKill89, che mi scrive: mi hai invitato perché mi ritieni bravo e mi hai lasciato un link, mi sponsorizzi? Ok, qui c'è da fare una bella parentesi. Io e Loris avevamo iniziato gli sponsor time. Purtroppo, causa impegni, causa tutto, causa quello che volete, li avevamo interrotti. Quindi abbiamo interrotto sia le sponsor che per la contest, che mi è stata richiesta ancora da Alessandro Corsi. Purtroppo Ale, Ale tu che stai guardando il video, io e Ale, Alex, chiamatelo come ne avete voglia, non ci vediamo da 2 mesi, praticamente da quando sono iniziate le vacanze, anzi probabilmente prima. Ci siamo visti per, da questa interruzione di 2 mesi, praticamente qualche giorno fa, 2 o 3 giorni fa al massimo, e l'ultima cosa che ci è venuta in mente è stata quella di registrare. Qua c'è un po' da rifletterci su se continuare a fare le sponsor magari quando riprenderà il periodo scolastico, interrompere lì. Per la contest anche lì non sappiamo cosa fare, magari decideremo più avanti. Comunque, ok, qua vedo un commento un po' particolare che mi scrive: un iscritto grazie Alessandro Rossi. Ok, dobbiamo fare 2 paroline in questo caso. Alessandro Rossi, innanzitutto ti ringrazio tanto per il tuo entusiasmo, per tutta la tua voglia di fare, ma non voglio gente che si iscriva al mio canale, e lo dico a tutti in generale, semplicemente per fare numero. Lui mi ha scritto: ma io ti voglio dare una mano a diventare famoso. È vero, ok, posso capirlo. A chi non piacerebbe diventare famoso ai livelli di, che ne so, dipende chi vi piace, DJ, PewDiePie, Markiplier, indifferentemente da chi vi piace. È un bel sogno, ma non penso che sia il mio sogno. Io quando ho iniziato YouTube avevo questa idea magari di diventare famoso, ma col tempo è cambiata. Certo, è ancora lì, diventare famoso sarebbe bellissimo, ma il mio obiettivo quando ho iniziato YouTube era quello di condividere le mie passioni, e le mie passioni erano
Mega Man, era, che ne so, erano tipo Mega Man Star Force, che sto ancora condividendo con voi ancora anche adesso. Lui mi ha scritto: i miei amici però non si vogliono scrivere perché i tuoi video sono brutti. No, ok ragazzi, non me la prendo, nel senso, ognuno può avere la sua idea, i miei video possono piacere e non piacere. A me, per esempio, piace tantissimo Mega Man Star Force, come avete già potuto capire. Ad alcuni può fare schifo per il metodo di combattimento, per la storia, per tutto quello che c'è dietro. Quindi, ragazzi, io non obbligo nessuno a guardare i miei video, non obbligo nessuno a iscriversi, è semplicemente un dato di fatto, nel senso, se lo fate, sono contento, ma se lo fate è perché vi piace come faccio i video, che videogiochi porto, che emozioni trasmetto, questo è quello che a me interessa. Bene, finito con la parte filosofica, proseguiamo. Leonardo Cerelli ci scrive: davvero una spiegazione di come scaricare Mega Man 3? Ci ho messo 5 secondi e ci sto già giocando, ma non è che potresti mettere anche il link del 2? Bella richiesta questa, effettivamente non ho fatto tutorial da un bel po' di tempo, potrei fare il tutorial del 2 e dell'1 insieme. Avevo già detto che l'avrei fatto a Leonardo Cerelli, quindi è una promessa che manterrò in uno di questi giorni, magari non in orario video o giorni video comuni, farò uscire il tutorial di come scaricare Mega Man Star Force 2 e Mega Man Star Force 1, probabilmente in tutte le loro versioni. Ma lasciamo perdere le cose. L'ultima cosa, prima di concludere il vlog, in realtà le ultime due cose. Innanzitutto ringrazio tantissimo Roma e Rosso, che sono i miei due amici che a volte vedete nei video, che mi hanno dato una mano a montare, a continuare col canale in questi giorni. Tutt'oggi Roma si sta occupando della serie di Mega Man Star Force 2 e direi che dai vostri commenti non trovo niente che non vada nella serie, a parte magari alcune correzioni, ma sono cose da nulla, cose che solo con l'esperienza possono migliorare. E Rosso invece per quanto riguarda la serie di Undertale, che adesso ho preso in mano io per il momento, perché passare i video è un po' complicato, non è come Mega Man che uso Camtasia, ma per Undertale devo usare altri software tipo Fraps, che in realtà fanno dei file molto pesanti, meglio OBS sotto questo punto di vista. Ultimissima cosa, ragazzi, molti di voi mi hanno chiesto di cambiare tipologia di videogiochi, per cui io, in quanto vostro gameplayer preferito, tu non stai applaudendo, tu non hai applaudito, adesso applaudi, va bene? Cosa sto dicendo? Vi chiedo appunto quali videogiochi volete che io porti. Altras due mi avete chiesto: ok, problema, tutti gli archivi che ho trovato sono protetti da password, oppure i link sono dei fake, portano al primo Outlast, portano Outlast Beast Whistleblower, vi fanno scaricare CryptoLocker. Se non sapete cos'è CryptoLocker, andatevi a informare meglio. Che serie potrebbero piacere a voi? Vi vanno bene quelle che ci sono già, che sono Mega Man, Blank Dream, Undertale, da poco arriverà anche Hearthstone. Magari, tra parentesi, hanno aggiornato il mio telefono, che non saprete mai cos'è, questo è uno spoiler, via. E hanno messo la funzione di poter registrare direttamente dallo schermo, senza app, direttamente con, un'impostazione del telefono. Quindi aspettatevi, nei prossimi giorni uscirà probabilmente Pokémon Go. Sì, anch'io mi sono fatto contagiare da questa mania, infatti potete vederlo qua, Pokémon Go. Eccolo lì. Mi sono fatto anch'io contagiare da questa mania. E devo dire che è veramente una buona idea quella che ha avuto la Nintendo con la Niantic. Solo che se abitate tipo dove abito io, non c'è il nulla assoluto, dovrei trasferirmi in Ohio. Dovrei seriamente fare quello. Comunque ragazzi, spero che questo breve vlog, non so neanche quanto sia durato in realtà, perché i miei vlog tipo durano mezz'ora, ma poi li taglio. Spero che il vlog vi sia piaciuto, spero che condividiate quello che vi ho detto, spero che mi diate una mano a scegliere i prossimi videogiochi per il canale. Se il video vi è piaciuto, lasciate un commento, mettete piace, iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video. Quindi, bella ragazzi. Eppure buono.
Se mia mamma scopre che ho fatto colazione qui mi ammazza. Seriamente.